Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Ancora assalti alle aziende orafe e argentiere di Arezzo. Due i colpi messi a segno nella notte, ci dice tutto Chiara Salotti. Non c'è pace per le aziende di preziosi dell'Aretino, due colpi messi a segno nella notte. In un caso un'azienda tratta oro mentre l'altra lavora argento. Identiche le modalità, in entrambi i casi i ladri sono riusciti ad entrare grazie ad un foro praticato nella parete di aziende confinanti. Il primo colpo attorno alle 2.30 in una ditta di Viciomaggio nel comune di Civitella in Valdichiana. Una volta dentro i ladri hanno fatto razzia di oro in lavorazione, poi sono fuggiti senza aprire la cassaforte. Il sistema d'allarme sarebbe scattato, ma all'arrivo della vigilanza privata della banda non c'era più traccia. Il bottino resta ancora da quantificare, ma potrebbe essere ingente. I ladri sarebbero infatti scappati con diverse centinaia di grammi di metallo prezioso per un valore di circa 40.000 euro. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Due ore dopo un altro colpo in una ditta specializzata in produzione d'argento in zona Chianicella ad Arezzo. Anche qui la banda ha praticato un buco sul muro confinante e ha portato via circa 70.000 euro di metallo prezioso. Una volta scattato l'allarme si sarebbe data alla fuga. Le indagini sono state affidate alla polizia, sul posto anche la scientifica per acquisire elementi utili a ricostruire l'accaduto e di salire ai responsabili. Si tratta del quinto colpo di argento in un mese nell'Aretino. Ormai le richieste se ne fatte tante, ma tanto poi lo sapete anche voi come funziona. Le risorse sono quelle che sono, sia per i carabinieri, per la polizia, per la vigilanza privata che tutti ora fino noi paghiamo. Cinque colpi in un mese sicuramente segnalano un'emergenza. Sì, che anche i rapinatori sono presi. Un 83enne è stata scippata nel tardo pomeriggio di ieri ad Arezzo, nella zona di Saione. Aveva appena finito di fare la spesa quando è stata avvicinata da tre giovani. Uno le ha strappato dalle mani la borsa per poi dileguarsi. La signora ha cominciato a gridare, ha così destato l'attenzione di un passante, un carabiniere libero dal servizio, che è immediatamente intervenuto andando all'inseguimento dei tre e chiamando nel frattempo la centrale operativa. I militari hanno così fermato gli autori del furto a poca distanza da dove era avvenuto. La borsa è stata restituita alla signora, i tre sono stati identificati. Due di loro erano maggiorenni e quindi sono stati arrestati in flagranza di reato, uno invece era minorenne ed è stato denunciato. Un nuovo allarme: esche avvelenate, i pericolosi bocconi questa volta sono stati ritrovati nella zona di San Laurentino ad Arezzo, in particolare nelle adiacenze del palazzetto dello sport. Nei giorni scorsi era stata proprio una cittadina a condividere sui social l'appello, in queste ore invece sono comparsi anche dei cartelli, come vedete dalla nostra foto, che invitano l'attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Andiamo adesso invece alla Croce Rossa, al Comitato Aretino, ovviamente una grande festa per i 160 anni, una ricorrenza ovviamente per tutta la Croce Rossa, festeggiata ad Arezzo con due importanti donazioni. Ti capita di poter trasportare anche dei bambini o comunque dargli uno stimolo e un trasporto magari un po' meno di impatto e quindi agevolarli in quello che è il trasporto verso l'ospedale o nella risorsa che ha necessità. L'auspicio ovviamente che non debba servire a nessuno, ma in caso di necessità l'allestimento è specifico per i più piccoli, per rasserenarli nei momenti più delicati. È con questo obiettivo che è stata donata un'ambulanza pediatrica alla Croce Rossa di Arezzo. La donazione è stata da parte di Estra, da parte del Parco Giochi Peter Pan e da un altro donatore che per sua volontà è voluto rimanere anonimo. Hanno donato praticamente il necessario per realizzare questo progetto importante per noi e per la comunità di Arezzo. Questo è un nostro classico multiparametrico Life Pack, ambulanza dotata di Lucas, e comunque abbiamo un altro Masima che rileva 7 parametri vitali istantanei nel minor tempo possibile. Abbiamo degli adattatori pediatrici proprio giusto appunto per poterli portare in modo tale da viaggiare in totale sicurezza, dove lo allacciamo, una sorta di marsupio alla barella, e poter viaggiare in totale tranquillità senza mettere a repentaglio durante il trasporto all'ospedale del piccolo, del paziente. Abbiamo una sorta di culla, sempre per un'età molto più ridotta del trasporto del bambino, sempre da poter ancorare alla nostra barella fornita in ambulanza.
Il parco mezzi della Croce Rossa Aretina si arricchisce anche di un pulmino per i trasporti sociosanitari. È un pulmino a 9 posti attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità. Come vi fa sentire questa vicinanza da parte della città? La vicinanza della città ci fa sentire importanti per la città, perché siamo un'istituzione, siamo sempre più presenti all'interno della comunità e questo è un segnale che comunque sappiamo fare il nostro lavoro e lo facciamo bene. E allora abbiamo aperto il nostro telegiornale con altri due assalti ai danni del comparto orafo argentiero che in queste ore insomma sta vivendo momenti concitati anche per l'imminente edizione di Oro Arezzo che aprirà i battenti, siamo alla 43esima edizione esattamente tra una settimana, c'è grande attesa ovviamente da parte degli operatori con un rapporto di oltre un buyer ospitato per ciascun espositore, dichiara Giordana Giordini, presidente di Confindustria Federorafi Toscana. Oro Arezzo sta tornando ai numeri pre-pandemia. Interviene anche Mauro Benvenuto, presidente Orafi di CNA Arezzo e della Toscana. Oro Arezzo è la fiera, dice, degli aretini e ne siamo orgogliosi. IEG mette a disposizione della manifestazione uno staff di eccellenza, siamo fiduciosi che i risultati arriveranno. Intervento anche di Luca Parrini, presidente nazionale e provinciale di Confartigianato Orafi, sia per gli ordinativi, dice, che per le spedizioni degli ordini in corso non siamo timorosi, certo una normalizzazione geopolitica dei conflitti in corso sicuramente aiuterebbe il mercato. E allora, anche i conflitti geopolitici in corso sono stati oggetto di dibattito durante la serata di presentazione della candidatura alle prossime elezioni europee con Forza Italia del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, una presentazione che è stata ospitata dalla Borsa Merci di Arezzo, gremita di pubblico. Sentiamo allora in questo prossimo servizio un piccolo stralcio dell'intervista, in questo caso di Sergio Rossi, ex direttore della Nazione. Dunque, lei ha parlato di un filo diretto tra la Commissione Europea e i comuni, nel nostro caso ci interesserebbe il comune di Arezzo. Non pensa che la eccessiva burocrazia che appunto sta a Bruxelles e nei palazzi ad essa collegati, a questa città collegati, possa rendere, come dire, inane il compito, quasi impossibile da portare avanti? Allora, siccome questo è un tema che viene dai territori, quanto più esponenti dei territori potranno sedere al Parlamento Europeo, tanto più potranno portare non solo idee ma anche voti nelle deliberazioni che verranno poste all'attenzione del Parlamento Europeo. Per questo io vorrei che ognuno di voi diventasse la cassa di risonanza di questo messaggio. Quanto più persone provenienti dal territorio che non fanno parte dell'establishment politico romano riescono ad andare a Bruxelles, tanto più è aperta la possibilità di fare dei cambiamenti che abbiano tra gli altri anche il tema della riduzione della burocrazia. E a proposito di partiti, visto che lei è entrato nell'argomento, questa federazione di centro è il cuore del progetto politico di Forza Italia, di Noi Moderati, quindi il Partito Popolare Italiano, Europeo. Non mi pare che nel centrodestra tutte le posizioni su questo tema siano coincidenti. Io vorrei sapere che cosa ne pensa in proposito. Ad esempio, mi ha particolarmente colpito il manifesto che giganteggia in tutte le città italiane, ormai credo, di Matteo Salvini, in cui Salvini scrive meno Europa. Cosa ne pensa in proposito? Allora, lui lo declina in maniera un pochino diversa, però comunque che io non condivido. Lui dice più Italia, meno Europa. Io dico più Europa con l'Italia. Cioè, noi non possiamo prescindere dal fatto che l'Italia è un paese europeo che ha contribuito alla sua nascita e che oggi noi facciamo parte del G7, quindi noi possiamo esercitare la nostra
politica nazionale anche a livello europeo, ma dobbiamo essere riconoscibili e riconosciuti. E per essere riconoscibili e riconosciuti non possiamo dire meno Europa, perché i nazionalismi, quando si sbarca a Bruxelles, non ci sono più, ci sono le identità nazionali, certo che sì, però poi si concorre tutti a un bene comune. Che facciamo con queste guerre? Al di là dell'esercito europeo, qual è la posizione di Ghinelli, la proposta che potrebbe lanciare nel caso in cui fosse eletto? Non c'è dubbio che chi sostiene, perché ancora lo si sostiene da più parti, che la guerra in Ucraina non possa finire se non attraverso la vittoria dell'Ucraina, quindi con una forza vincente e una forza perdente, io sono fermamente convinto che in realtà si possa fermare prima questa guerra. Bisogna che ci sia la capacità e la volontà, ovviamente, dei contendenti di mettersi dietro un tavolo e di poter negoziare avendo simili, non dico pari, ma simili capacità offensive. Ed è per questo che io sostengo che l'Europa si debba dotare, al netto dell'ombrello della NATO, di una forza di difesa propria, perché quando ci si siede ai tavoli, se tu hai alle spalle, con l'intenzione di non usarlo, ma hai alle spalle un potenziale bellico paragonabile a quello che ti siede davanti, hai capacità di negoziazione. Se dall'Europa si vuole un ripensamento generalizzato dei modi di gestire una grande insieme di nazioni diverse l'una dall'altra, come è l'Europa, non c'è dubbio che dobbiamo tutti quanti pensare di dar forza a una leadership unitaria e forte, consolidata, in questo caso dal mio punto di vista il Partito Popolare Europeo. Chi è bene che vada a rappresentare il Partito Popolare Europeo a Bruxelles? Dal mio punto di vista gli uomini del territorio, Giorgio Silli era qui pochi minuti fa, il sottoscritto, ci sono altri rappresentanti del territorio, c'è il sindaco di Pontremoli, non ho difficoltà a dirlo, è un altro che sta nella lista di Forza Italia per andare al Parlamento Europeo, cioè coloro che hanno la capacità di comprendere i bisogni di una collettività, grande o piccola che sia, e di far sì che questi bisogni vengano rappresentati in Europa. E a proposito di elezioni europee, c'è un altro candidato aretino che si aggiunge appunto ad Alessandro Ghinelli e a Francesco Cappelletti, che era emerso nelle scorse ore in quota Lib Dem, la formazione presieduta da Andrea Marcucci, che comprende Italia Viva e Più Europa. Il terzo candidato appunto aretino è l'avvocato Luciano Spigliantini, segretario provinciale di Arezzo del Partito Repubblicano Italiano, iscritto in quota PRI nella lista della circoscrizione Centro Italia di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda. Ci spostiamo adesso a Cavriglia, oggi pomeriggio taglio ufficiale per la quarta edizione del Simposio Internazionale di Scultura Monumentale Pietra Sublime, dedicata alle vittime degli eccidi che furono perpetrati 80 anni fa, esattamente nel luglio del 1944, dalle truppe nazifasciste. Tra l'altro la strage di Cavriglia è una delle più numerose, sotto il profilo ovviamente delle vittime, proprio a livello italiano. Per la prima volta nella storia del simposio i 12 artisti lavoreranno con un tema assegnato loro, che è appunto quello delle atrocità sofferte dalle vittime. Le 12 opere, quando saranno terminate, andranno ad impreziosire le zone del territorio e rimarranno poi memoria e monito ovviamente per le nuove generazioni. Parliamo adesso di Vasari. Ieri il taglio del nastro per la prima mostra che dà il via alle celebrazioni per i 450 anni dalla morte dell'illustre aretino. Sì, siamo molto contenti di inaugurare per primi l'anno vasariano e di mettere in mostra manoscritti, libri a stampa, xilografie, calcografie del Vasari, che appartengono tutti all'istituzione Biblioteca Città di Arezzo. Testi antichi, stampe e manoscritti, comincia così: dai tesori custoditi presso la Biblioteca di Arezzo, il percorso per celebrare i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari. Varie faccettature del Vasari, quindi del Vasari come scrittore, con le vite del Vasari come architetto, poiché metteremo in mostra dei manoscritti in cui c'è la testimonianza della posizione della prima loggia, della prima pietra delle logge del Vasari, così come un altro manoscritto che testimonia la sua attività come artista
con il contratto con l'autografo di Giorgio Vasari, in cui lui si mette d'accordo con l'abate del monastero delle Santa Flora e Lucilla per appunto la creazione dell'affresco di Esther e Assuero. Vasari ci ha spiegato con un anticipo di secoli rispetto, diciamo così, alla contemporaneità, l'importanza della narrazione delle opere d'arte, perché le opere d'arte si percepiscono non solamente con una visione più o meno estatica, contemplativa, ma anche con la narrazione. In questo senso il Vasari ha anticipato persino la contemporaneità, dove oggi le opere d'arte diventano tutte quante oggetto di dibattito, di discussione, di critica artistica, e oggetto di discussione degli stessi storici dell'arte. Un lungo programma che porterà al grande evento internazionale ad ottobre per celebrare la vita e l'arte di Vasari. Scopriremo un Vasari scrittore, pittore, ma anche orafo. Allora, credo che la grandezza del Rinascimento fosse che, come si fa oggi, che si va invece a compartimenti stagni, invece l'artista fosse a tutto tondo e si misurasse un po' con tutto, dal disegno ad essere artefice, a lavorare con le mani. E appunto uno degli obiettivi che ha questo anno vasariano è raccontare questo. Forse è un insegnamento anche per oggi, che forse la specializzazione è importante in certi settori, forse vedere l'uomo e le arti a tutto tondo aiuterebbe forse a stare meglio. La mostra sarà visitabile presso la biblioteca di Arezzo fino al prossimo 7 di luglio, con visite guidate su prenotazione. Questo fine settimana Arezzo fa rima anche con Fiera Antiquaria, e allora dalle parole dell'assessore al commercio Simone Cherici al microfono di Chiara Sadotti sentiamo come sta andando. Torna la Fiera Antiquaria, edizione di maggio, come sta andando? Sta andando molto bene, abbiamo un ottimo numero di espositori, sono 240, quindi una ventina in più rispetto alla stessa fiera dell'anno precedente. Sono 23 gli spuntisti, tra questi da sottolineare che ce ne sono 5 o 6 che sono alla loro prima volta, quindi a dimostrazione che la promozione della fiera, anche il passaparola fra gli espositori, è importante, la fiera continua a destare interesse. Come sempre, tanti aretini, ma abbiamo visto anche dei turisti. Sì, ci sono molti gruppi, stranamente stamattina presto sono già arrivati, abbiamo una buona percentuale di occupazione, come d'altronde sempre quando c'è la fiera. La fiera, lo ripeto, è un asset importante anche a livello turistico. Noi sappiamo che la prima domenica del mese, il sabato antecedente, abbiamo molta gente in città che viene anche per la fiera. Torna anche il turismo straniero. Sì, è divertente girare per le strade, sentire voci che non sono, come dire, locali, che non sono italiane, c'è il turismo straniero, sta tornando qualche americano, diciamo che le prospettive sono interessanti. E torna anche il minibus elettrico. Il minibus elettrico oramai è una cosa, è come una statua, Arezzo, è fissa, no? È un'installazione fissa e durerà tutto l'anno e farà servizio giornaliero, ovviamente nel fine settimana della fiera effettuerà un percorso diverso per ovvi motivi. A Cortona invece, proprio domani, domenica 5 maggio, c'è la Fiera del Fiore e del Rame. Il centro storico accoglierà dunque vivaisti e artigiani. Il centro si trasformerà letteralmente in un giardino. Gli allestimenti riguarderanno tre piazze cortonesi: Piazza Garibaldi, Piazza Repubblica e Piazza Signorelli. Insieme appunto ai fiori ci saranno anche i produttori di rame lavorato. La manifestazione è promossa dall'amministrazione comunale di Cortona ed è organizzata dalla Confesercenti in collaborazione con il Consiglio dei Terzieri. Siamo allo sport, iniziamo parlando della prevendita dei biglietti per la gara Juventus Next Gen Arezzo, valida per il primo turno playoff di Lega Pro. È in programma, come già sappiamo da alcuni giorni, martedì 7 maggio alle 20:30 allo stadio Giuseppe
Mocca Gatta di Alessandria, ma arriva il no della Curva Sud Lauro Minghelli, che ha diffuso proprio in queste ore un volantino. I gruppi organizzati, si legge, della Curva Sud comunicano che non prenderanno parte alla trasferta di Alessandria contro la Juventus Next Gen per appunto il turno dei playoff, e scrivono: playoff o campionato, nessuna differenza, la linea rimane la stessa, no alle squadre B. Parliamo adesso ancora sempre di calcio, ma in questo caso dell'Arezzo calcio femminile. Le Amaranto hanno conquistato la permanenza in B e domani giocheranno a Tavagnacco. La formazione friulana, ormai matematicamente retrocessa, potrebbe davvero cercare di dare del filo da torcere alle Amaranto, allenate, come sappiamo, da Ilaria Leoni, che sentiamo ai nostri microfoni. Allora, intanto il fatto che abbiamo fatto 3 punti mercoledì dà coraggio ed è comunque è un buon risultato, e quindi prepareremo la partita per domani nel miglior modo possibile. E niente, dispiace per il Tavagnacco, perché il Tavagnacco è comunque una realtà che ha fatto tanti anni in grandi categorie, soprattutto in Serie A, e quindi dispiace, però giustamente le retrocessioni sono 3 e quindi purtroppo qualcuno ci doveva andare, mi dispiace per loro, ma noi faremo la partita di domenica con grande battaglia per cercare di portare a casa 3 punti. Le infortunate sono sempre le stesse, quindi quelle non cambiano. Dovremo recuperare Bergros, che è tornata da un lutto in famiglia, e imprezzabile, che ovviamente era stata squalificata per una giornata, e per il resto abbiamo la squadra a disposizione. In questo momento l'Arezzo calcio femminile è in 10ª posizione. Qual è il tuo obiettivo, l'obiettivo del tuo staff e l'obiettivo che porrai alle tue ragazze? L'obiettivo, come ho sempre detto a inizio incarico, è quello di far più punti possibile. Quindi ora abbiamo a disposizione 9 punti e cercheremo di fare tutti e 9 punti per cercare di portare l'Arezzo più in alto possibile. Ed infine chiudiamo con questo servizio che ripercorre le tappe e i numeri davvero importanti dell'edizione 2024. Parliamo di basket, del trofeo Guidelli. È stata un'edizione da record per il trofeo giovanile di pallacanestro Guido Guidelli. La scuola basket Arezzo ha infatti archiviato la 39ª edizione della manifestazione con un bilancio particolarmente positivo, dove sono stati registrati numeri da primato in termini di presenze in campo e sugli spalti, che hanno testimoniato la bontà di un format volto ad abbinare sport e turismo. Il torneo Guidelli è riuscito a confermarsi come volano per la promozione e la valorizzazione del territorio, con circa 1.700 persone che per 3 giorni hanno soggiornato in 14 alberghi convenzionati e in altre strutture della provincia, garantendo un significativo indotto economico. Le cartine dei pliant distribuiti dalla Fondazione Arezzo in Tour sono andati esauriti in poche ore, mentre volontari della SBA sono stati a disposizione per fornire ogni informazione utile per conoscere le bellezze locali, sostenendo i flussi turistici verso la città e le vallate. Sul piano sportivo invece il trofeo ha visto alternarsi in campo un totale di 750 atleti ed atlete di 38 squadre delle categorie Under 13 ed Under 14 provenienti da tutta Italia, che sono stati i protagonisti di 81 partite divise tra 8 palazzetti di 4 comuni: Arezzo, Civitella, Laterina, Pergine e Castiglionfibocchi. Gli spostamenti delle formazioni tra i palazzetti, le strutture e alberghiere sono stati curati per la prima volta direttamente dalla stessa scuola basket Arezzo. Un bilancio che dunque permette di guardare al futuro del torneo con particolare entusiasmo e motivazione in vista del 2025, quando verrà giocata la 40ª edizione. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.